Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Questa volta video haul indossato. Ho fatto shopping da Shein, ma pazzo. Ho speso 240 euro. Adesso vi faccio vedere il sacchetto e vi faccio vedere tutte le cose che ho preso indossate. Sia per il battesimo che ancora non ho deciso, diciamo, il vestito, e allora l'ho comprati quasi tutti sul negozio di Shein, e per cui, dato che c'erano i saldi, questa volta sono andata un po' fuori di testa, ho comprato quasi tutto il sito. Vi faccio vedere il pacchetto. Questo è il paccone gigante, cioè non avete idea, l'ho già aperto perché mia mamma era curiosa, e allora alla fine ho dovuto aprire tutto il pacco e a vedere uno per uno i vestiti. Adesso li proviamo insieme, vediamo come mi stanno. Le cose che non mi vanno li rimando indietro. Spero che mi vanno tutti senza problemi, perché sarà difficile, perché non voglio rimandare indietro la roba. Comunque, farò un po' di fatica a mostrarvi le cose indossate, perché cioè, dopo l'intervento non sono ancora in forma, per cui ho ancora, diciamo, male, come ho detto nell'altro video, all'ombelico, e faccio fatica a muovermi, per cui vi faccio vedere i vestiti indossati, ma un po' difficile. Comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video dove parlo intanto che indosso i vestiti, e seguirmi su Instagram, che lì metto tutte le foto, e un commentino qua sotto se anche voi acquistate di Shein e quali vestiti mi stanno bene. Iniziamo perché sono tanti, per cui voglio far durare meno il video e far veloce questo video. Per cui iniziamo dalla prima cosa che mi capita, questa. Allora, si presentano sempre nelle bustine. Adesso butto le cose per terra perché non ho, diciamo, un appoggio. Allora, dato che nell'altro video avevo comprato la stessa identica maglietta che mi stava bene, questa qua rossa, ne ho preso un'altra uguale identica, perché quando l'ho messa nella lavatrice si è rotta, in senso che qua praticamente, anche queste in teoria, diciamo che sono un po' difettate, si rompe, e spero che questa non si rompe perché nell'altra ho fatto il buco, si è rotta ed è troppo bella, mi dispiace, per cui ovviamente non la indosso perché l'avete già vista, ed è fatta così, cioè carina, ha lo scollo V, è rossa, l'ho presa di nuovo per il fatto che mi si è rotta l'altra. Anche se tanto l'altra la metto lo stesso, non mi interessa. E ho preso sia questo colore che tutti gli altri colori, solo che adesso non so se io vado a caso, pesco le cose a caso, perché sennò ciao. Comunque, questo cos'è? Ah, questa è una gonna. Ho preso anche le gonne perché mi sono trovata bene su Shein. Adesso la proviamo insieme. Diciamo che è leggermente, sì, un po' strettina. Il prezzo non me lo ricordo, ve li lascio qua, di fianco. Questa è una gonna tipo Bordeaux, e ha le strisce. Adesso la indossiamo e vi faccio vedere come mi sta e se mi sta, perché è carina. Proviamo a indossarla. Allora, la gonna è fatta così, diciamo che è stretta, perché
cui è molto stretta. E direi che, cioè, scusate, ma ho coperto l'ombelico perché ho problemi, diciamo, con i punti, per cui faccio un po' di fatica. Comunque, vi dico già che la gonna è già stretta. Ho preso una XL, ma proprio una XL. Pensavo che era bella larga, invece è molto stretta. A prescindere il colore che su di me non mi piace. Per cui, sinceramente, pensavo che era carina, ma boh, non mi convince. Per cui, a parte che è stretta, e ovviamente la darò indietro perché non mi piace proprio. Direi che la gonna è bocciata perché non mi piace. Ora che rispondete voi ai commenti, perché questo video lo sto registrando. Oggi mi sembra che è il 14, se non mi sbaglio, per cui calcolate che questo video voi lo vedete tra una settimana. E ora che mi rispondete voi, molte cose le avrò già date, restituite se si può. Comunque, questa non mi piace sia come tessuto che mi stringe troppo, per cui direi di darla via, cioè di renderla, di fare il reso. E neanche il colore, pensavo più bello, ma invece passiamo a questo. Questo no, ah, questo è un vestito. Allora, adesso lo proviamo. È un vestito che sarà difficile metterlo perché così non so. Comunque è un beige ed è fatto così. Adesso lo proviamo che così si capisce se mi va o non mi va. Allora, questo è il vestito mi va, ovviamente da sola non riesco a, diciamo, allacciarlo dietro perché è complicato, sono riuscita a fare metà, ma poi l'altra metà non riesco da sola, anche perché non ci vedo dietro, in più lo devo fare il fiocco e legarlo, solo che come faccio da sola dietro se non c'è, cioè ci vuole il mio ragazzo, solo che il mio ragazzo è a... come si chiama? È al lavoro e non riesco, per cui quando mi aiuta a fare il fiocco e allacciarlo, poi vi farò una clip e ve la metto qua, perché come vedete sono in giro, perché adesso ve lo faccio vedere tutto. Comunque è carino, non è male, mi va bene. Dietro ovviamente deve essere legato e in più c'è il fiocco. Qua non riesco a allacciarlo perché giustamente non ci arrivo con, cioè è difficile da sola, ma comunque mi va, vi assicuro che mi va perché non è stretto. Vi faccio vedere com'è fatto. È fatto così, questo per non sporcare cioè facciamo così. È fatto così, è carino, non è male. Diciamo che è largo, allora è stretto sotto al seno, cioè che va bene perché è largo, solo che essendo che mi fa male la pancia, giustamente è difficile per me. L'unica cosa è che è largo qua, è molto largo sopra, però non è male, è carino. Se mai, cioè, lo metto un po' così, però è carino, non è male. Invece il sopra è fatto così. Sopra è proprio largo, sotto mi va bene perché è giusto. Non so se tenerlo, non so se renderlo, fatemi comunque sapere se mi sta bene, se va bene. Perché io vedendolo così al telefono sembra che mi sta bene, ma poi quando mi guardo allo specchio va a finire che poi non me lo metto. Per cui non lo so, comunque mi va e sono felice che almeno un vestito mi va. Andiamo avanti perché non so come legare sto coso, ma sto avendo un po' di difficoltà. Cioè, vi assicuro che da soli è difficile farlo. Andiamo avanti, se no sto video dura troppo. Vediamo, questo che cos'è? Ah, questo è un altro vestito che ho comprato. Devo vedere quale di questi vestiti che ho comprato, quale mi sta bene, quale scegliere per il battesimo. Questo è un vestito particolare, fatto così, nero e rosso. E
È un po' particolare, per cui se ve lo faccio vedere indossato è meglio, perché così, sinceramente, poi sto morendo di caldo, per cui vi faccio vedere. Ok, allora, anche questo mi va, però direi che, non lo so, indossata su, cioè indossato su di me, non mi convince questa parte qua, perché è molto particolare. È fatto nero con l'altro pezzo, diciamo, brillantinato rosso. Adesso vi faccio vedere. Allora, ha le spalline così, è fatto così. Invece sopra è fatto praticamente così. Non mi convince, non lo so. Comunque mi va, perché mi va, non è stretto, è giusto. Non lo so, perché è particolare, fatto proprio così. È abbastanza carino, cioè vedendolo indossato su internet sembrava più bello. Poi quando ovviamente lo metto io, il bello è che ne ho presi due con taglie diverse, perché questa è una XL, proprio una XL, è più grande, però non lo so, fatemi sapere se mi sta bene, come mi sta. Comunque, le cose che mi vanno le tengo, poi mi dite voi sì, tienili oppure venderli, perché poi alla fine se non mi stanno bene va a finire che non li metto, come sempre. Comunque, boh, non lo so, dovrò vedermi allo specchio bene perché così non mi convince, nel telefono sembra un po' strana la cosa. Comunque ho preso la stessa taglia. Cioè la stessa taglia, lo stesso vestito, ne ho presi due, però il colore è diverso, per cui dato che non sapevo quale colore scegliere, ho preso tutti e due. Comunque poi vi farò sapere, cioè vi farò vedere l'altro. Andiamo avanti. Questo invece è un reggiseno. Non sapevo la taglia quale dovevo prendere. Spero che mi va. Questa dovrebbe essere una 90D. Ho preso così in pizzo. Ovviamente non ve lo faccio vedere indossato. Spero che vi mi va, vi farò sapere se mi va, perché in più questo lo potete usare sia normale, così, o con le fascette, i lacci sopra trasparenti. Solo che a me queste cose trasparenti non è che mi piacciono molto. Comunque vi farò sapere, è carino come reggiseno. È un po' imbottito perché a me le cose senza imbottitura non mi piacciono, è un po' imbottito, ma è carino. È su questo marroncino più o meno. Ho preso questo. Questo ovviamente non posso farvele vedere indossate. Andiamo avanti più veloce. Questa dovrebbe essere una gonna. Ok, questa è una gonna un po' a portafoglio particolare. Proviamo a vedere se mi va, perché le taglie non sono sicura qual è la taglia, perché qua non c'è neanche scritto. Ah no, questa è una 2XL, ho preso la più grande, per cui lo provo e vi faccio vedere. Allora, dato che ho il vestito e ora che prendo la maglietta, ciao. Allora, questa mi va. Perché è bella larga, vi faccio vedere che è bella larga, ha la cerniera qui ed è fatta praticamente così, a portafoglio. Non è male, il tessuto è un po' così così, comunque carino. Questa mi va e non è male. Ovviamente l'ho messa un po' più su, però può essere sia giù che sopra. Ed è fatta così, almeno spero che l'ho messa giusta, perché comunque questa è la gonna che mi sta bene, va bene. Direi che questa qua è molto molto meglio a confronto dell'altra, perché questa non stringe, riesco a allacciarla bene e direi che questa può andare bene. Andiamo avanti perché mi sta cadendo il vestito, ho sotto la gonna. Scusate questi video un po' così, ma faccio anche fatica a vestirmi. Passiamo a questo, che non so che cos'è.
adesso mi cade giù tutto. Ah, questa è un'altra gonna, però tipo tuta. Questa qua è una XL grigia. Proviamo anche questa, perché tanto... Allora, scusate se non ho la maglietta sopra, ma il vestito, ma... Comunque voi guardate solo la gonna, che è fatta così, ha le tasche, è carina, mi va, si allaccia e si stringe, per cui direi che va bene. Ovviamente adesso l'ho tenuta così per il fatto della pancia, perché fa male, ma in teoria io le tengo un po' più su, alle ginocchia, tipo così. Comunque carino. Tessuto un po' pesante però, cioè... Secondo me è meglio verso settembre, quando fa tanto caldo direi di no. Comunque non è male, è carino come gonna, non è male. Sto cercando di fare veloce questo video e di tirare via questo vestito il prima possibile, perché mi cade. Fa caldo e non è semplice. Andiamo avanti, che è meglio. Questo è un altro reggiseno, però diverso. È lo stesso, cioè quasi uguale, ma cambia il colore. Ho preso questo colore qua, un viola con il pizzo nero. Anche questa è da provare, perché ho preso una taglia un po' più grande, 90C. L'altra era 90D e ho preso anche la 90C e D, però con il colore diverso. Ma il modello dovrebbe essere... praticamente uguale. Le spalline sono sempre trasparenti. Poi andiamo più veloce. Questo non so che cos'è. Prima o poi sto vestito mi farà vedere e non mi accorgo neanche. Allora, ecco, questo è lo stesso vestito ma azzurro. Per cui adesso proviamo anche questo, dato che è azzurro. Pensavo di averlo preso verde, invece ho preso azzurro, però vabbè, proviamo anche questo vestito uguale, identico a quello che sto indossando, ma azzurro. Questo invece è blu. Secondo me questo qua, ve lo faccio vedere giù, è, mi sta forse meglio a confronto di quello rosso, secondo me. Adesso qua ci sono tutte le pieghe, perché non riesco a metterlo bene, dato che faccio fatica a piegarmi. Comunque non è male, perché è bello. Però forse mi piace più questo colore, se vedete, che quello rosso. Non lo so, voi cosa dite? Secondo me è più carino questo qua, che quello rosso. Però... secondo me è più figo questo qua, perché mi sta bene. Tra il nero e il blu, secondo me, sono i miei colori che mi stanno bene. Non so perché, ma mi piace di più questo qua che quello rosso. Fatemi sapere voi nei commenti. Poi vado veloce, perché ci sono troppi vestiti. Ah, un altro vestito. Ovviamente poi metterò un video dove proverò solo vestiti, per vedere quale mi sta bene e quale mettere per il battesimo. Comunque poi voi sotto nei commenti mi scrivete: sì, secondo me per il battesimo preferisco, che ne so, questo qua blu che l'altro. Ovviamente sopra ci metterò qualcosa, tipo un maglioncino, tipo un coprispalla, perché in chiesa non posso andare in giro così. Proviamo questo qui, che ho preso sempre due vestiti uguali, però col colore diverso. Dato che non sapevo che cosa, quale prendere, ho preso sia questo qua, che è lungo. Adesso lo proviamo. Proviamo insieme e vediamo se mi sta bene. Allora, anche questo vestito mi va, è bello largo. Ho avuto difficoltà a metterlo, perché da sola... come vi faccio vedere, ma è difficile, perché in teoria dovrebbe stare così e non riesco, diciamo, a allacciarlo.
Allora, vediamo se la cerniera riesco. Perché essendo... Allora, la cerniera sì, anzi, è bello anche largo. È largo. Qui ci vuole il fiocco, tipo il coso. Dovrebbe... Cioè, in poche parole così. Ma non riesco da sola, come sempre, a lasciarlo dietro. Il colore è molto bello, mi piace, perché adesso lo faccio vedere. È molto carino. È fatto così. Ha la spallina, cioè lo spacco è bello lungo. Arriva fino a giù. Sarà difficile camminare con questo, ma vi assicuro che è molto molto figo. Sia il colore che come mi sta. Cioè, secondo me è carino. È molto bello. Sia il colore che... Boh, non lo so. Comunque sarà difficile che lo metterò per il battesimo perché è troppo lungo e dato che metto i tacchi, non lo so. È molto difficile camminare col vestito lungo perché poi dopo devo star lì così. L'ho messo male perché giustamente devo slacciare dietro e essendo sempre da sola è difficile. Comunque, se riesco, che il mio ragazzo mi aiuta a allacciarlo dietro come si deve, vi metterò sempre la clip qua vicino, che forse è meglio perché così non si capisce. Comunque, è fatto di tipo seta, molto leggero, ma molto carino. Mi piace anche il colore, come mi sta. Ed è largo. Finalmente ho trovato un vestito lungo che mi sta. Andiamo avanti perché se no sto video dura troppo. Ah, queste sono invece le mutande che ho preso al mio ragazzo, fatte così con la mano. Queste per il suo compleanno. L'ho prese grigie, blu e nere. In poche parole, tre paia, che se non sbaglio l'ho pagati 3 euro o 6, non mi ricordo. Comunque ho preso questi al mio ragazzo. E in teoria anche altri paio, che adesso mi cade giù tutto. Ecco, infatti ho preso anche l'altro paio con la scritta, così. Queste ovviamente sono per il mio ragazzo. Queste sono, mi sembra, 10, dovrebbero essere. O 7, non mi ricordo, e l'ho pagate 14 euro. Sono carine, lui gli servivano le mutande, direi che su Shein conviene. E poi, se sono ottime come io che li ho comprati, allora direi che li comprerei ancora. Adesso vedremo cosa ne pensa, però questi sono due pacchi che ho preso a lui per il suo compleanno. Andiamo avanti. Poi, sto facendo un casino, ma devo far veloce. Questo invece... Ah, ok, questa è una gonna, sempre lo stesso, cioè uguale identica prima, ma nera, per cui è inutile che la provo perché credo che è uguale. Questa è una XL. Questa qua puzza, infatti devo metterla a lavare. È uguale a prima, inutile. Allora, dato che appunto non sapevo quale colore prendere, le ho prese tutte. Poi io sono una che mette tante gonne. Allora, alla fine ho deciso di prendere tutti i colori possibili. Invece questa è la maglietta uguale a quella rossa, ma nera, solo che c'è il piccolo dettaglio che è rovinata. Infatti, se voi vedete, qua è fatta male, per cui credo che questa qua l'andrò a restituire perché cioè, non puoi dare una maglietta così fatta male e inviarla, sinceramente. Per cui non lo so, ovviamente la provo, vediamo come sta perché è proprio fatta male il dettaglio e non lo so, vediamo cosa fare, se restituirla o tenerla lo stesso. Però sono un po' sfigata perché mi ha dato una maglietta rovinata.
passiamo a questa. Ah, questa è una gonna, sta ormai cadendo quasi tutto. Questa è una gonna con la scritta Star e davanti è un po' particolare perché è fatta così, bianca e nera con il taglio. Ovviamente adesso la proviamo, però vorrei vedere se c'è una maglietta in più per metterla sopra, perché sinceramente questo è un vestito un po' troppo lungo e non è che sembra tanto il caso, per cui la proviamo dopo, andiamo avanti. Questo dovrebbe essere un altro vestito. Ah, ecco, questo è un altro vestito, però questo ha l'etichetta ed è diverso ed è fatto così. Allora, sembra rosso, ma non è rosso, è tipo un... Io poi non so, distingue, vabbè. Comunque è fatto così, carino, un po' semplice, lungo, che adesso proviamo. Questo è con l'etichetta, stranamente. Comunque proviamolo perché sto morendo di caldo avendo il vestito questo qua indosso. Allora, non riesco a allacciare neanche questo perché arriva a un certo punto che riesco a allacciarlo e poi faccio fatica, per cui devo per forza chiederle l'aiuto, ma non ho nessuno. E questo è carino, ovviamente riesco ad arrivare a un certo punto e poi ovviamente non riesco, ma non perché non mi va, perché il vestito mi va, il problema è che come fate a allacciarlo dietro che non riesco a tirare sulla cerniera? È un po' complicato, però è carino. Mi va bene, vi faccio vedere che è fatto così. Questo qua direi che mi piace. È tipo un bordeaux. È molto carino. Arriva fino alle ginocchia. È scollato, fatto così. È bello. L'unica pecca è che se riuscivo a allacciarlo dietro senza problemi, ve lo facevo vedere, ma arrivo... Non so, non riesco a allacciare i vestiti quando sono dietro. Devo sempre chiedere a qualcuno di aiutarmi. Comunque niente, questo è molto bello ed è promosso, secondo me. Allora, andiamo avanti. Vi faccio vedere questo, che è un correttore. Sì, questo è un correttore della Shen Glam, solo che lo provo dopo quando ho provato tutti i vestiti, perché sennò va a finire che li sporco, per cui tanto sono tre, mi sembra, che mi mancano. Faccio vedere questi. Allora, stessa maglietta però cambiato colore, un tipo un blu scuro, fatto così. Questa invece è fatta bene e direi che va bene, perché l'ho presa di tutti i colori, se non mi sbaglio. Sì, l'ho presa nera, così, e rossa. Adesso proviamo sia questa che la gonna, così vi faccio vedere com'è. Intanto vi faccio vedere altre paia di mutande che ho preso al mio ragazzo, con la scritta, semplice, così. Sempre mi sembra 14 euro. In totale ho speso di 140 euro, comunque ho preso tre pacchetti al mio ragazzo. Per finire proviamo l'ultimo vestito, che è questo rosso, invece che è uguale identico all'altro, però è rosso. Che ho preso una XL, è uguale identico, però... è praticamente rosso, fatto così, rosso uguale, per cui lo proviamo veloce e poi vi faccio vedere la maglietta e la gonna e il correttore, così finiamo, perché sennò qua non ce la faccio più. Ok, proviamolo. È quello rosso, ovviamente come sempre dietro non riesco a fare il nodo, però è così, non riesco a allacciarlo e fare il nodo. Niente, direi che anche questo, allora, forse mi piace di più l'altro di colore che questo qua, però anche questo mi va perché è la stessa taglia. L'unica cosa è che ho preso due colori
diversi e non è male anche questo. Il problema è quando li metterò, se ho solo il battesimo? Bella domanda. Vabbè, farò le foto su Instagram e li metterò su Instagram. Comunque è carino perché ha lo spacco e anche questo qua non è male. Ovviamente non ve lo faccio vedere tutto perché tanto è uguale all'altro, cambia solo il colore. Per cui direi che è carino anche questo, sarà un po' difficile da usare, specialmente se vai in giro con i tacchi e tutte le volte di stare lì così. Non so se lo fate anche voi, ma io sto lì sempre così, come se devi ballare. Vabbè, a parte questo, proviamo le ultime due cose, che è la maglietta e la gonna di prima, e sbocciamo il correttore, che forse è meglio. Allora, la maglietta è questa, che è uguale a quella rossa che vi ho fatto vedere. Ho preso la stessa taglia perché c'era solo la XL, però è molto carina, anche il colore è carino e non è male. Invece la gonna è questa qua, è più sportiva, la puoi ovviamente alzare e tenerla praticamente perché c'ho qua lo spacco, ovviamente mi va. Però direi che è carino, non è male. Questa secondo me è un po' troppo pesante anche questa qua. Però direi che... Ok, mamma mia, sto sudando, non avete idea di che macello c'è dei vestiti. Spero che sto video non è durato tanto perché qua mi segna 51 minuti, però dato che devo fare tanti tagli per le prove, eccetera, ci vuole. Intanto proviamo questo qua a vedere il colore se va bene per la mia pelle. Allora, l'ho visto, se non sbaglio, a 3 euro dovrebbe essere. Dopo un po' ce l'ho fatta con la forbice, ovviamente. Questo si chiama Maddalene. Ed è un correttore. Allora, dato che con questa marca mi trovo bene, scusate se mi sto sudando, sembro una pazza. Questa marca mi trovo bene con Shea Glam. Allora, il pack è fatto così, molto carino. Adesso lo swatchiamo. Carino come colore. Non è male. Ovviamente lo devo provare. E vi farò sapere. Sembra giusto per la mia pelle. Non so se si vede, però sembra giusto. Sembra, poi non lo so. Adesso vediamo, cioè per il colore della mia pelle. Adesso vediamo se va bene, se mi trovo bene, perché l'altra volta ho preso gli ombretti su Shein e direi che mi sono trovata bene, non mi danno allergia, non mi danno niente, per cui direi che sono ottimi. Adesso ho visto il correttore a 3 euro, ho detto lo proviamo. Se mi trovo bene sia col colore che la coprenza ed è fantastico, poi vi dirò se ve lo consiglio oppure no. Allora, dato che questo video non so quanto è durato, io sto sudando come non so cosa perché sti vestiti. Poi stando in bagno ancora peggio. Scusate l'inquadratura che è alta e bassa, ma un po' sto cervello fa anche un po' cagare. E fatemi sapere che cosa vi piace, che mi sta ovviamente bene indossato. Fatemi sapere i vestiti che vi ho fatto vedere eleganti, quale, cioè, mi sta bene per metterli al battesimo, che così mi date qualche consiglio, ma tanto poi farò un video a parte solo su vestiti del battesimo, così almeno mi dite quale provare, cioè quale mettere, quale no. E niente, detto questo, prima che colo e sudo come non so cosa, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi è piaciuto, così se mi lasciate i like, ovviamente ne farò altri, sempre provati. Fatemi sapere se cambiare marca e non fare solo Shein, ma fare Zara o altre cose, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi lascio perché non ce la faccio più, in più devo mettere tutto a posto sto casino e noi ci vediamo al prossimo video che non so se sarà sabato o martedì prossimo, comunque i video torneranno normali e spero più attiva
e non come questi due video che ho fatto in questa settimana. Va bene, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!